Bergamo, la città dei mille, circondata dall'abbraccio del Serio e del Brembo. A metà fra la piana e la montagna, è in realtà due città in una, Bergen de Sura e Bergen de Sota, la città alta e la bassa, separate dalle incredibili mura venete del XVI secolo, oggi patrimonio UNESCO. Quando penso a Bergamo, penso alla mia famiglia, ma soprattutto a mia madre, bergamasca doc, e così credo che non possano esserci parole migliori che le sue per accompagnarci. La prima visita in città alta l'ho fatta a 15 anni marinando la scuola, io e la zia Bruno. Quando siamo arrivate su, abbiamo attraversato la porta San Giacomo a piedi, abbiamo fatto tutto il giro delle mura e poi abbiamo camminato lungo la Corso Röla finché siamo arrivate a Piazza Vecchia. Pioveva, però è stato bello lo stesso, anche perché io non l'avevo mai vista. Ed è meravigliosa la città alta, la mia Bergamo. Peccato che poi, dopo due settimane, è arrivata a casa la comunicazione che non eravamo state a scuola, non ti dico la nonna. Ed eccoci, con l'immaginazione, a inerpicarci verso la città alta e risalire anche noi lungo la Corso Röla, via Colleoni, superando la Torre del Gombito fino a Piazza Vecchia, decorata dalla Fontana Contarini e dalla Meridiana. Tutt'attorno possiamo ammirare il Palazzo della Ragione, Palazzo Nuovo, aspettando i 100 rintocchi serali del Campanù, la Torre Civica. E ancora più in là, il Duomo e la Cappella Colleoni, per arrivare fino in cima, in Piazza della Cittadella, dove si trovano il Civico Museo Archeologico e il Museo Enrico Caffi di Scienze Naturali, con i suoi mammut. Tornando dal nostro viaggio immaginario, scendiamo nuovamente in Città Bassa a passeggiare lungo il sentiero, fino a tornare alla realtà, ma sapendo che presto ci andremo.